Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale. Sono da pochissimo partito da casa mia, dalla provincia di Novara, da Parruzzaro, con destinazione Palermo. Ebbene sì, ho deciso di fare questo viaggio alternativo, essendo saltato il mio trekking di più giorni che avrei dovuto fare. Mi sono ritrovato in mano un voucher a causa del coronavirus, allora ho deciso di fare questa improvvisata, di realizzare questo progetto che avevo in mente già da un po' di tempo. E niente, quindi ho caricato il mio bagaglio e farò questo viaggio di 16 giorni a tappe, un tour dell'Italia a passo lentissimo con la mia LML 200, che è praticamente una versione taroccata del Vespa PX. L'obiettivo è quello di percorrere circa 200-300 km al massimo al giorno, fermarmi, visitare, e non lo so, è stata una cosa totalmente improvvisata. Ho portato con me anche una tenda, un sacco a pelo e un materassino, ho un bagaglio abbastanza pesante e ho portato anche gli scarponi da trekking. Non so esattamente cosa farò, vedremo, speriamo che il mezzo non dia problemi e che vada tutto bene. Ora sto viaggiando in direzione di Novara. La tappa di oggi dovrebbe arrivare in zona Modena, comunque in zona Emilia Romagna, non so esattamente dove. Percorrerò questo viaggio senza utilizzare l'autostrada nel limite del possibile. Il mio mezzo potrebbe percorrere potenzialmente l'autostrada essendo un 200, ma non è mia intenzione. Come vi dicevo, si tratta di una LML Star 200 del 2012, in quattro tempi, consumi irrisori. Ho una posizione di guida non tanto comoda adesso perché ho questo borsone come avere dietro il passeggero, però non avevo altre soluzioni. Sto girovagando da già un paio d'ore ed ora siamo in una zona abbastanza carina, la zona del Naviglio Grande, quindi zona di Milano, diciamo, provincia di Milano. Sì, è molto carina perché adesso sono a Rozzano ed è tutta una zona di campi, una zona molto verde, molto molto suggestiva a livello paesaggistico. Sospiro perché sono a Sospiro, un simpatico paesino nel far west del Cremonese, caratterizzato da questo incrocio, in questo momento al massimo dell'attività. Sosta, piedina e birra e adesso si riparte. Ragazzi, il posto più caldo in assoluto in estate ad agosto è la pianura padana, non è il deserto di Atacama, gran Tito. Allora, sono appena arrivato a Salvaterra, che è la mia prima tappa. Ho percorso oggi 300 km tondi tondi. Mi sono gremato le braccia, caldo pazzesco. Adesso andiamo a riposarci un attimo. Ho trovato questa sistemazione con Airbnb, un privato, una casa di un privato, quindi adesso vado a farmi una doccia e a riposarmi, e stasera farò un salto a Modena. Prima tappa a Modena, Piazza Grande, e adesso vado a farmi un bel birrone perché me lo sono meritato dopo la sudata di oggi. Qui il Duomo alle spalle, si vede. Thank you.
Bene, dopo due spritz belli freschi, procedo il mio giro a zonzo per Modena, con più allegria sicuramente, e vi svelo la tappa di domani. Domani ho intenzione di arrivare ad Arezzo, che è una bellissima città, con sicuramente molte attrattive, un centro storico fantastico, e tutto l'itinerario sarà molto bello perché inizieremo a visitare la zona appenninica ed anche le colline toscane, quindi sarà sicuramente un itinerario molto più variegato rispetto a quello di oggi. Quindi ci vediamo domani, vado a bere altri due spritz. Buongiorno, sto per ripartire in direzione di Arezzo e volevo farvi vedere brevemente la camera che ho trovato qui a Salvaterra a circa 30 euro. Una sistemazione molto carina, economica, trovata su Airbnb, quindi ve la consiglio nel caso doveste passare da queste parti. Allora, la tappa di oggi prevede l'arrivo ad Arezzo in Toscana e ho deciso di fare una piccola deviazione in direzione di Bologna e di salire al parco di Montesole, dove sto per arrivare. È un parco della memoria, diciamo, di uno degli eventi storici più atroci della seconda guerra mondiale, dove c'è stato un terribile eccidio nazista. Adesso andremo a vedere un po' com'è questo parco e cercheremo di ricordare un pochino gli eventi. Allora, in questo momento stiamo passando da Marzabotto nel parco di Montesole, e ho deciso di tenere come tappa così di passaggio per il mio itinerario fino ad Arezzo, perché è stato uno dei luoghi della seconda guerra mondiale dove si è compiuto uno dei crimini di guerra più brutti sul territorio italiano. Pensate che qua in questa zona, nei comuni che circondano questo parco di Montesole e nel comune di Marzabotto, che è stato quello più colpito, sono state uccise 1800 persone, 1800 civili innocenti. Sono stati trucidati da nazisti e fascisti. Mamma, che se ci pensiamo è veramente, mette i brividi. E siamo arrivati in Toscana e pensavo di essere già in Toscana da un pezzo, invece a quanto pare no. Ho messo anche il giacchino in pelle perché il clima è leggermente cambiato rispetto alla fornace della pianura padana, qua è un pochino più freschino. Bene, sono appena entrato a Barberino del Mugello. Yeah.
Sono praticamente arrivato ad Arezzo, mancano 3 km. Devo dire che oggi è stata una bella giornata perché il percorso è stato sicuramente molto più vario rispetto a quello di ieri. E a livello climatico diciamo che vabbè, giornata incredibile anche oggi, bellissima. Tratto più montuoso, ho dovuto mettere la giacca perché faceva freschino, mentre adesso ci sono le fiamme dell'inferno anche qua. Salgono delle folate di caldo pazzesco dall'asfalto. Quindi stasera pernotterò ancora in un alberghetto che sono riuscito a trovare a poco meno di 40 euro. E faremo una visita alla città di Arezzo che dovrebbe essere molto bella. Quanto è figo il centro di Arezzo. Dunque adesso andiamo su alla, non mi ricordo più come si chiama, comunque un posto, un punto dove si dovrebbe vedere tutta la città, che poi non credo che sia altro che il Duomo. Buongiorno a tutti, oggi terzo giorno, ho appena lasciato la magnifica città di Arezzo ed oggi vado in direzione di Roma. Andiamo a Roma! Almeno ci proviamo perché anche oggi è una bella mazzata, sono 4 ore e 40 di viaggio, che non saranno 4 ore e 40 ma saranno di più. Le mie chiappe sono quadrate, mi fanno molto male. Anche perché la posizione non è proprio comodissima avendo questo borsone che mi toglie spazio, come avere il passeggero dietro. Quindi niente, vediamo un po' come andrà questa giornatina, se riusciamo ad arrivare a Roma. Mezza piotta e 10, terza marcia. Stiamo arrivando nella zona di Montepulciano. Qua di fianco c'è un bellissimo campo di girasoli che ormai sono un po' appassiti. Allora, le strade della zona di Montepulciano sono veramente meravigliose. Sono queste colline dolci, con questi paesaggi brulli, e le pecore al pascolo, sono veramente dei paesaggi molto suggestivi.
non è una strada, guarda che bello. E siamo nel Lazio. E un'altra regione è andata. Brevissima, brevissima sosta per affacciarmi qui sul lago. Guardate che meraviglia. Ed ora si riparte Roma, Roma, rapidamente perché manca ancora un bel po'. Ragazzi, sto a Roma! Allora, finalmente sono arrivato in centro a Roma, zona Circo Massimo, fa un caldo incredibile, però c'è di positivo che c'è veramente pochissima gente a Roma, quindi è una Roma, non dico deserta, ma poco frequentata. E questo mi agevolerà un pochino nel mio breve tour esplorativo della città. Quindi adesso andiamo a vedere le cose principali da vedere a Roma in così poco tempo. Allora, per prima cosa abbiamo l'Arco di Costantino risalente al 300 e di fianco il Colosseo. Allora, non sono un grande esperto di storia e di architettura, ma posso dedurre che i vari stili costruttivi del Colosseo appartengano ad epoche differenti, quindi immagino che la parte superiore e questa qui siano più recenti e queste qua probabilmente sono di epoca romana. Eccoci anche all'altare della patria. Ed ecco qui Palazzo Venezia e il famoso balcone, il quartier generale di Mussolini, e da qui fece la famosa dichiarazione di guerra. La faccia del Covid. Buongiorno a tutti e buon Ferragosto. Oggi è il mio quarto giorno di viaggio. Ho lasciato Roma, dove ho passato una bellissima serata ieri sera, e sto andando in direzione adesso di Rieti. Oggi ho la fortuna di poter passare il Ferragosto con un amico dell'Abruzzo. È uno youtuber anche lui, adesso andremo a conoscerlo e faremo un'escursione nel parco del Silente del Velino, se non erro.